Ammirandola da lontano, Rosignano Monferrato ci appare come un caratteristico borgo arroccato sulla collina, riconoscibile per la presenza della torre civica e del campanile della chiesa parrocchiale. Rosignano Monferrato è un paese situato sulle colline, a provincia di Alessandria, e si trova in una posizione geografica facilmente raggiungibile da Milano, da Torino, da Genova e dai dintorni, dai laghi, e quindi può diventare un polo turistico di grande validità. La torre civica, elemento distintivo della città, si eleva nella sua forma quadrangolare, padroneggiando la piazza principale del comune a simbolo del potere comunale. La decorazione, in stile neogotico, distingue la facciata della chiesa di San Vittore Martire. L'elemento che le conferisce una particolare bellezza è la sua bicromia, dovuta all'alternarsi di fasce in mattoni rossi e tufo bianco. L'interno è riccamente decorato e conserva importanti sculture, come la statua della Madonna dell'Assalto del XVII secolo. Le bellissime vie del paese incantano il visitatore che le percorre, angoli particolari che in questo inizio di ottobre sono ancora più affascinanti per la manifestazione che le anima. Vendemmia in arte è l'evento in cui la bellezza del paese si unisce al momento della raccolta dell'uva. Noi oggi abbiamo avuto una manifestazione che è la sua 13ª edizione, chiamata Vendemmia in arte, dove si raccolgono in questa giornata le tradizioni e anche per la presentazione dei nostri prodotti. Oggi in questa edizione, la 13ª edizione di Vendemmia in arte, abbiamo proprio voluto mettere in evidenza, per far conoscere anche alla popolazione più giovane, i mestieri di una volta, gli antichi mestieri, come si svolgevano, come si svolgeva l'andamento dei lavori in famiglia e poi anche dei prodotti enogastronomici. Abbiamo presentato le cose più tipiche che venivano, diciamo così, consumate nelle famiglie e ricavate dai prodotti che si coltivavano e che naturalmente si producevano a tutti i livelli. Con poco però facevano degli ottimi prodotti. Il paesaggio che si stende sotto Rosignano Monferrato è ricamato da file di vigneti generatori di ottimo vino. Anticamente conosciuto come il nettare degli dei, il vino è festeggiato nella città. Un nastro tricolore intrecciato da un tralcio di vite viene tagliato dando il via all'importante manifestazione. Il borgo acquisisce un fascino particolare. Le vie sono percorse dai visitatori, curiosi di scoprire i tanti prodotti appartenenti all'artigianato locale, presenti sulle molteplici bancarelle. Fanciulle di altri tempi ci invitano ad assaporare le bontà enogastronomiche del luogo.
oggi avete visto anche la presenza della Monferrina, che è un po' l'espressione, diciamo, della nostra comunità monferrina. Adesso il sindaco e l'assessore Rossa stanno prendendo posto per dare inizio al convegno. Bottiglie di prelibato vino sono esposte presso lo stand della Cantina Sociale del Monferrato, il cui vino è realizzato con uve provenienti esclusivamente dalle aziende vinicole dei soci conferitori. Un'azienda che è nata più di 50 anni fa e conta 400 soci, di cui circa 200 conferitori. Produce dell'ottimo vino, le eccellenze della zona sono Barbera, Grignolino, Fresa, poi comunque ci sono molte altre varietà, anche autoctone, che si coltivano in particelle molto più piccole. Il Monferrato è una zona bellissima secondo il nostro punto di vista, ma siamo di parte, quindi vi invitiamo a visitarlo e ad assaggiare le nostre specialità, sia gastronomiche sia enologiche. Il Monferrato è noto al mondo per la produzione di vino e certamente Rosignano è uno dei massimi produttori con le sue tante cantine. L'antico castello di Uviglie, importante dimora nobiliare, si erge di fronte a Rosignano Monferrato. La sua costruzione risale al XIII secolo.